Il caso delle province è esemplificativo da questo punto di vista. Abbiamo abolito le province. Cioè, l'abolizione non abolizione, dice. Ma quando mai? Le province sono ancora lì, i costi sono ancora lì, hanno abolito semplicemente la possibilità per i cittadini di poter votare i loro rappresentanti, cosa che sta avvenendo anche per il Senato, perché non si sa come verranno eletti questi benedetti senatori. La vera verità è questa, ancora non si sa. Probabilmente il Senato diventerà, anzi, sicuramente diventerà un ente di secondo livello, così come è stato per le province, con tutti i costi che rimarranno.